Francesco! Senti, io non arrivo mai del segnale in modo... Sì, capito? Beh, sono 10 anni che conosco un romanzo che si chiama I Piccoli Maestri ed è la storia di un gruppo di studenti vicentini che nel 1943 decidono di partire per le montagne e diventare partigiani. Sono rimasto molto colpito da una storia assolutamente antiretorica, in cui la storia viene raccontata in maniera totalmente umanizzata. In Italia abbiamo una grande tradizione di film sulla guerra, sulla resistenza, cioè la tradizione neorealistica. Però mi sembrava importante che oggi venisse fatto un film di questo genere con una prospettiva diversa. E la mia prospettiva è quella di cercare di capire, dal punto di vista dell'oggi, con quali occhi ne vediamo questi giovani che hanno fatto questo pezzo di guerra in questo modo particolare. Mi sembrava interessante seguire le gesta di partigiani intellettuali, di partigiani studenti, di partigiani che fanno l'università. E soprattutto perché mi interessa rispondere a questa domanda, cioè oggi se io mi fossi trovato in questa situazione come mi sarei comportato, come avrei reagito? Mi sembrava così una domanda interessante e questo libro forse non dà una risposta definitiva, ecco, però forse fare questo film mi aiuta a capire di più su questo tema. Mega giochi, grazie. Sono 12 di tutto. Una seconda. Ecco, io voglio cercare di capire il lato umano della resistenza, che cosa hanno vissuto quelle persone, cosa hanno detto, di che cosa hanno parlato, per quali ragioni si sono appassionati e soprattutto dentro di loro che cosa hanno provato. Ecco, questo è un film che racconta il periodo della guerra, un po' come, facendo le debite distanze, magari Mal ha fatto con Au revoir les enfants, quando ha raccontato la persecuzione, no? Vista da un punto di vista di ragazzi molto giovani. Ecco. C'è una macchina, si presentano, andiamo a scherzare, poi appunto compare Simonetta e si fa tutto quanto il tavolo. How is your work with Daniele on the set? Fine. Fine. I think in this case, the relationship we have in life gives something more to the movie because I really understand him. There's no need to say too much. You know, we have special signs. Piccio il mardenti d'amor, come uccellini gorgheggianti, pregata dal dulce odor. Simonetta, she's very up to date for the time. I think that if I was born in that period, would have been Simonetta. I would have been a partisan, sure. È un'area di posto ideale, no? È un'area di sì, però